Il concerto che state per ascoltare si inserisce nel quadro delle celebrazioni per i 100 anni dalla morte di Federico Tozzi, promosse dal Comune di Siena per il 2020, ma rinviate al 21 a causa dell'emergenza sanitaria tuttora in corso, che ha naturalmente imposto alcune variazioni al programma, compreso lo spostamento del concerto sulla piattaforma Chigiana Digital. Al maestro Guglielmo Pianigiani si devono la scelta e l'esecuzione dei brani musicali, ma anche la selezione di alcune fra le pagine più belle dello scrittore senese, morto, lo ricordo, a Roma il 21 marzo del 1920. Pagine qui proposte nella lettura di Angelo Romagnoli. L'omaggio che l'Accademia Chigiana, il comitato promotore presieduto da Roberto Barzanti e l'amministrazione comunale hanno voluto tributare a quello che è indubbiamente il più grande scrittore senese, non nasce da motivazioni di campanile. Al contrario, occorre ricordare che Tozzi è letto e studiato anche all'estero, è tradotto in tutte le principali lingue di cultura e nuove traduzioni sono attualmente in corso di stampa. Tra queste mi piace ricordare la versione in albanese e quella in cinese, che si aggiungono alle edizioni ormai storiche in inglese, francese, tedesco, castigliano e catalano, russo e così via. Del resto, la grandezza dell'autore era chiara già ai suoi contemporanei. Pensate che a pochi anni dalla scomparsa, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo di Roma, Luigi Pirandello, che lo aveva accolto nel suo ristretto cenacolo letterario insieme ad altri scrittori arrivati nella capitale come lui dalla provincia, dice molto chiaramente che solo il nome di Tozzi sarebbe rimasto tra quelle dei narratori degli anni 10, perché Tozzi non si era limitato a distruggere e a liquidare la tradizione, dice Pirandello, ma aveva anche costruito qualcosa. Che cosa esattamente aveva costruito Tozzi? Impossibile dirlo qui in poche parole, ma certo se per un verso egli liquida il dannunzianesimo alla moda e prende anche le distanze dalla fiducia nella conoscibilità del reale dei veristi, dall'altra parte la novità della sua prosa non consiste solo in un'opera di sottrazione, come avevano fatto le avanguardie, i frammentisti o gli stessi futuristi. Il modernista Tozzi, invece, riesce nella difficile sfida di rinnovare generi a quel tempo screditati come la novella e il romanzo, facendone di nuovo dei generi d'arte, di una nuova arte narrativa che rinuncia alle pretese di oggettività ottocentesche, ma anche al kitsch di D'Annunzio, per proiettarsi verso gli stessi territori dell'inquietudine e dell'angoscia battuti in quegli anni da Marcel Proust, da James Joyce e da Franz Kafka. E con questo vi auguro buon ascolto e vi invito alla lettura di uno degli scrittori più singolari del Novecento. Grazie. Thank you.
Ma era venuto il tifo e la febbre cresceva sempre. La mamma non poteva tenermi compagnia a tutte l'ore e quanto avrebbe voluto. E io dovevo restarmene a letto solo solo ad aspettarla. Vedevo dalla finestra socchiusa, con i vetri non più lavati da quando stavo male, passare le nuvole e la cima d'un ciliegio che rabbrividiva come me quando sentivo la febbre. Una mattina avevo fame dopo aver preso la solita cucchiaiata di medicina e non veniva nessuno. Avevo voglia d'alzarmi, ma più di piangere. Le coperte mi schiacciavano come le montagne e mi pareva che tutte quelle nuvole me le facessero più grevi. C'era a capo del letto il campanello elettrico, ma non lo suonavo perché il suo squillo mi faceva peggio. Ero proprio per gridare, spaventato delle coperte alzate dai miei ginocchi, con l'illusione che si alzassero fino al soffitto per soffocarmi. Entrò un'ape. Mossi la testa per guardarla meglio. Sbattendo contro i vetri, cominciò a ronzare, ma con un ronzio così dolce che mi fece subito un effetto di benessere. Allora mi ricordai dei fichi maturi e di tutte le altre frutta. Chissà quale odore nei campi. Mi pareva perfino di sentir sapore in bocca. L'ape girò da un travicello all'altro e poi tornò alla finestra. Non piangevo più, assorto in quel suo rumore uguale che allora mi pareva una specie di musica a cui avrei dovuto trovare le parole. Quando venne la mamma, facendola fuggire, mi dispiacque e ci pensai tutto il giorno, sorpreso di non pensare ad altro. Thank you.
Io non so chi fosse il morto. La marcia funebre suonata dalla filarmonica mi fece balzare da sedere. Il carro a cavalli aveva già voltato per un'altra strada e le fiamme delle torce mi fecero caldo al viso. Passò la folla degli amici e dei curiosi. Le corone, sorrette a mano, si comportavano così bene che ciascuna s'appoggiava sulle braccia dei due uomini come se non avesse potuto più resistere al pianto della musica. I ceri cercavano di cadere. Lo stendardo, verdastro e sporco, faceva di quando in quando alzare gli occhi incappucciati di bianco, le cui medaglie, attaccate alla cintola, sbattevano. Quando tutto il corteo fu passato, io rimasi alla finestra, rodendo con i denti il legno della persiana. E mi distrassi, a poco, guardando una zanzara le cui ali parevano infilate a due pezzetti di capello. Rientrato in casa, deliberavo di star con la finestra aperta e allora la notte aveva una dolcezza piena di estasi sovrapposte, come accordi dal silenzio. Palpavo con le braccia scosse da brividi il mio letto, dove m'aspettava il sonno come un compagno. Ma io ero certo di non aver mai dormito. E mentre la musica della notte entrava quasi di corsa dalla finestra, io ascoltavo in piedi nel mezzo della stanza. La mia giovinezza era una cosa sola con il tempo, che mi trasportava con sé e respingevo da me l'ultima donna la cui nullità mi faceva un poco ribrezzo. Ma perché dunque, quando due briachi cantarono, io non chiusi la finestra? Perché la loro voce mi dava una gioia irrefrenabile, una contentezza che non mi faceva star fermo? Sapevo forse spiegarmi quel che fosse avvenuto. Non potevo io aver ucciso molta gente. Di che cosa temei all'improvviso? Perché non morii in quel momento di dolore? La voce dei due briachi divenne un disperato singhiozzo, lungo, una tristezza che mi faceva raccapriccio. E quando, affievolita, fu per sparire, io mi sporsi dalla finestra. Le stelle mi parvero più belle e lì ad aspettarmi. E capii perché un gatto, accovacciato sulla porta di casa mia, fosse scappato quando gli fui vicino. Tutta la strada era piena di persone, come un incubo trasparente e leggero, che si muovesse anche ad un alitare di vento, come si muoveva la mia anima. Alla fine dovevo supplicare questa gente che mi desse un poco di tregua,
La sentivo attorno alla mia giovinezza, come insetti attorno ad un lume acceso allora allora. Qualcuno mi perseguitava e mi faceva venire i brividi. Un altro voleva stare in casa con me ed io non potevo mandarlo via. Ecco che il mio libro diventava la vita stessa, la gente cioè che conoscevo. Ma soffrivo e sentivo una specie di malessere vertiginoso e mi invogliavo di pigliare a sassate per scherzare. Invece i moscerini mi entravano negli occhi e mi venivano le lacrime. Ma le ci voleva poco a capire che quella casa, ormai, non era più per lei. Come quando c'è entrato un ladro. Infatti le pareva che ci mancasse tutto, anche l'aria. E allora cominciò a stare quasi ogni giorno fuori, sedendosi nella prima panchina vuota che le capitava, sotto i rami delle piante nel giardino pubblico. Stava lì ore intere, a guardare la gente che passava, ascoltando anche il ronzio di una mosca. Smise perfino di porre i fiori alla tomba del marito per non essere costretta a inginocchiarsi a quella di Gertrude. Era necessario che se ne dimenticasse, come se non l'avesse conosciuta mai. Ma la morte, invece, era più viva di prima e tra loro avvenivano conversazioni di una lunghezza snervante che alla fine la facevano sbadigliare. E la sera doveva sempre incontrare la sua gatta, più magra e stenta, e così sporca che forse andava a razzolare in mezzo ai mucchi della spazzatura. Aveva fatto il corpo affilato e mencio, con il naso non più roseo e dolce, ma giallo e patito. Negli orecchi perdeva il pelo. Voleva entrare a tutti i costi dietro a lei, e miagolava anche quando la porta era stata chiusa, senza chetarsi mai in tutta la notte, la gatta che era sempre di Gertrude. Allora andò da un farmacista, pregandolo sottovoce, perché si vergognava, di venderle qualche veleno. Marta, che non avrebbe dato 2 centesimi a nessuno, per qualunque ragione, spese mezza lira, ma era contenta. Povera bestia, non sarebbe morta di fame. Tagliò dalla carne per il lesso la pelle grassa, quella che buttava via sempre, involtandoci dentro la polverina bianca. Poi chiamò la gatta, con il cuore che le tremava tra la paura e il piacere. La gatta, afferrato il cibo e masticandolo, rugliando, lo inghiottì quasi intero. Lo spazzaturaio, trovata la stesa in fondo alle scale, la buttò dentro il suo carretto. E Marta visse ancora 5 anni.
hai portato l'immagine di lei. Tu, ruscello, trasformi in gocciole tutte le cose che ti hanno guardato e narri per i campi, fin dove il mio sguardo non arriva. Che cos'è la vita che io non conosco? Tu, ruscello, potresti parlarmi, perché le tue parole sono dolci. Tu potresti portare anche la mia anima laggiù, dove le nuvole rossastre sognano sopra i tuoi alberi bassi. Ma io t'aspetto qui. Tu torni sempre, perché la tua acqua pare la stessa, ma le tue parole mormorate appena, i tuoi baci sopra le cose che tu accarezzi come poppe che si smuovino sotto le tue dita. Forse, dalla tua limpidità, ella torna a me. O singhiozzano gli uccelli, quasi impauriti. Dove vai? Tu rompi il silenzio e la tua risposta è sempre la stessa. Dove hai portato l'immagine di lei?
L'ultimo giorno che stette a Poggiameli, mentre era per addormentarsi con una forcella in bocca che aveva mangiucchiata con i denti, le parve di cadere da una grande altezza e battere sul tetto della casa a radda. Gemendo si scosse tutta. Il nonno dall'altro letto le gridò: «Stai zitta! Credi che non mi dispiaccia?» Temette d'essere brontolata. Poi rifletté e a lei parve a voce alta: «Non ci pensano più. Bisogna che non russi». Ma le dava fastidio l'odore delle lenzuola poco pulite e per non sentirlo se le avvoltolò al collo. I suoi capelli sciolti finivano a punta e sopra il capezzale assomigliavano a una falce. Le parve di entrare in casa. La mamma aveva un vestito nuovo. Le due sorelle erano ingrassate. Una voce le disse: «Che cosa ci fai qui?» Ed ella rispose: «Non lo so. Non ci sono venuta da me. Ma il babbo, dov'è nascosto?» «La colpa è tua», ripigliava la voce. La mamma e le sorelle ascoltavano e guardavano con un silenzio così orribile che ella si slanciava addosso a loro perché andassero nell'altra stanza, ma le pareva di non poter muovere le braccia e di urtare con il capo in una parete invisibile. Allora sentiva che il cuore cambiava di posto, il ventre faceva lo stesso, la gola si spellava e i volti della mamma e delle sorelle diventavano spaventevoli. Ella disse: «Parlate!» Quelle si volsero ad un uscio ed il babbo, con due sacchi pieni sulle spalle, con il viso grondante di sangue, tanto sangue che andava a empire la gora del mulino, salì le scale. Ella, sentendo il peso dei sacchi addosso, urlò: «Thank you.
Ella ha perfettamente indovinato il mio carattere. Io sono d'un temperamento nervosissimo, eccitabile fino all'eccesso, capace di piangere, io che sono ateo, dentro una chiesa, di tremare al suono d'una musica, d'avere illusioni e allucinazioni. La mia calligrafia, se ella ha qualche cognizione grafologica, le confermerà quanto le ho detto. Del resto, anche ora, la donna per me nuota dentro un infinito di idealità, da cui malamente posso togliere il mio spirito. Eppure dalla donna non ho avuto che amarezze. Io amo teneramente la mia Mimì. Ella pure mi ama. Ma la sua bocca spesso è bugiarda. Non so perché. Il bisogno d'amare è innato in me. Bisogno strano, amaro, infelice. Una donna non mi farà mai contento. Siccome io l'amo secondo i suoi meriti e sento l'amoroso dovere di ricompensarla in più, tanto più ella accresce il suo affetto, tanto più io accresco il mio, già superiore, e quindi avrò sempre quel senso di dispiacere che proviamo quando si crede di non essere amati bastantemente. Questo è il mio supplizio di Tantalo. La donna che mi ama non mi piace tanto quanto quella che scorgo di lontano, soffusa dietro il velame desiderato dello ignoto. Ed ella, che conosce ormai queste fughe di tenui faville, spente nel loro diffondersi per uno sforzo di volontà negativa, potrà comprendere perché a volte io mi soffermi, incerto sulla soglia d'un'idea, e poi ripieghi di tutto tediato. E di me stesso. Sì, spesso avviene che io mi contraddica e non trovi la forza di una decisione e così mi lascio andare in labirinti oziosi e non invoco mai il filo di un'Arianna.
Io sapevo che quei tre venivano a trovarmi perché vendevo la mia casa. Ma nonostante, fui contento di sentire dalla mia stanza che domandavano di me. La serva non voleva farli entrare, voleva dire che non c'ero. Ma io aprii la porta e li salutai, con un brivido nella voce e in tutta la persona. Essi mi risposero ridendo, strizzandosi un occhio, divertendosi della mia sciocchezza. Forse credevano che non me ne accorgessi nemmeno. In ogni modo non se ne curavano, lo capivo bene, ma io non intendevo di cambiarmi d'animo. E dissi loro fregandomi le mani: sono venuti a vedere la casa? Hanno fatto bene? Li condussi prima a girare l'appartamento che abitavo io, che era il più piccolo. Essi guardavano tutto, si fermavano perfino davanti a un mattone smosso. Uno, il signor Achille, che aveva il bastone, batteva sui muri per sentire quanto erano grossi. Prendevano in mano gli oggetti sopra i miei mobili, toccavano le tende. Un altro, il signor Leandro, si affacciò a una finestra per sputare. Poi andammo negli altri appartamenti, dove erano i miei pigionali, che mi accoglievano con segni di meraviglia ostile. Ma poi, perché io ero anche compiacente da fingere di non ascoltare, dicevano male di me con i tre compratori, si mettevano già d'accordo per quando uno di loro sarebbe diventato il padrone. Nessuno mi rispettava. Mi lasciavano passare dietro a tutti. Stavano a parlare quanto volevano. Ed io guardavo, forse per l'ultima volta, le pareti della mia casa. Poi non guardavo nemmeno più. Entravo ed uscivo come se non sapessi quello che facevo e perché mi trovavo lì. Scesi le scale del notaio come se mi fossi tolto un peso d'addosso. Poi non ricordo più quel che feci e dove passai il resto della giornata. Ero tanto triste. Ma avrei voluto essere contento, almeno come la mattina, perché sapevo che a quell'ora i miei pigionali cenavano e nel quartiere di mezzo avevano l'abitudine di suonare il pianoforte. Sempre qualche polca nuova.